La frenesia ineluttabile. Cosa seria, eh? Cosa seria. Quindi, ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto a cercare questo incantesimo, quello là che tu prendi il nemico e lo stringi più forte che puoi fino a farlo diventare folle, cioè gli butti la follia addosso. Cioè, guardarlo negli occhi, capito che bello incantesimo, eh? Quindi, la strada da fare è questa. Se la conoscete già, mandate il video avanti, andate già là sotto a sconfiggere quel boss e poi dopo il boss c'è un altro passaggio segreto e bisogna scendere giù. Quindi cercate di capire con attenzione questo percorso perché come potete vedere vi sto facendo vedere dove andare. Anche perché su questa parte qua mi sono pure un po' confuso, quindi saliamo qui la scala. Se questo ovviamente lo fa, però se vi accovacciate, prendete la scala istintivamente, ci riuscite. E questa è la porta che troviamo all'inizio. Poi saliamo da questa parte. Saliamo sempre più su. Via dai coglioni. Ok, proseguendo da questa parte. Mamma mia, veramente, questi. Minchia, non ce la faccio più di vederli. Veramente, non ce la faccio più di vedere questi cosi. Proseguite da questa parte qua sotto. Ecco, questa è la parte dove io mi sono un po' rimbambito perché non ho capito bene. Perché se trovate il tizio con la spatina in mano che ve la ficca dietro alla schiena, significa che state andando nel verso giusto, perché se lo trovate è lì che dovete scendere. Perché vediamo un attimo da questa parte. Qui, ecco lui ti prende. Io l'ho salutato, ecco qua sotto, scendete. Prendete la scala. Tirate la leva, beh, dando a voi c'è già la mamma mia stivatella qua. Mamma mia, mi ha schiacciato! Vai, vai, una festa! Madonna, sti cosi piccolini mi fanno tutto sto danno. Io questo livello 245 mi fa tutto sto danno. Guarda! Eccoci arrivati. Proseguite da questa parte. Qui dovete sconfiggere Mogwin, boss. E dietro Mogwin basta colpire questa sarcofago qua dietro, lo colpite e si abbasserà e vi porterà qua sotto. Molto facile, ve lo dico, molto facile. È uno di questi posti, non ricordo molto bene dove esattamente, ma qui troverete la frenesia. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, il video finisce qui. Se volete continuare a guardarlo, guardatelo. Se il video vi è stato utilissimo lasciate like, perché questo è il percorso da fare, qui è il posto dove trovare la frenesia inevitabile. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!